di fare degli incentivi seri, non regalando dei soldi agli amici e regalando dei soldi all'editoria che ormai è morta. Grazie. Grazie a lei. Io non ho altro. Chi? Onorevole Colletti, prego. Grazie Presidente, c'è un problema che molti non hanno sollevato, ovvero quanto questa norma in realtà possa provocare una procedura di infrazione in sede europea, perché a norma dell'articolo 107, paragrafo 1 del TUE, in realtà non si possono dare aiuti di Stato, anche come sovvenzioni. Pertanto il vero rischio è che teoricamente questo aiuto di Stato, perché è una sovvenzione statale a determinate imprese, possa provocare un'apertura di procedura di infrazione a livello europeo da parte della Commissione. Quindi a questo punto vorrei sapere dal sottosegretario una risposta su questo punto specifico, se sia mai stato valutato e se sia stata valutata l'incidenza anche di medesime politiche con medesime procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea. Grazie. Grazie a lei, onorevole Rampi. Dato per rassicurare in particolare il collega Palmieri e altri che sono intervenuti in questo senso sul fatto che l'approfondimento su questo punto è stato massimo, perché è uno dei punti di cui noi siamo molto convinti. Naturalmente si possono avere opinioni diverse su questo, anche se trovo un po' contraddittoria l'opinione di chi sostiene che non ci debba essere alcun sostegno pubblico ai giornali e poi ritiene che sia sbagliata una norma che favorisce il sostegno privato. A meno che uno non voglia che chiudano tutti i giornali, allora si capisce che bisogna togliergli qualsiasi tipo di risorsa. Noi riteniamo, dati alla mano, che ci sia in Italia una condizione rispetto ad altri paesi di squilibrio dell'investimento pubblicitario tra settori e settori, che quindi sia utile un intervento pubblico, che io non ritengo distorsivo, ma un intervento sì sul mercato, perché noi non crediamo nelle finalità magiche e nelle capacità magiche nel mercato, per cui sul mercato a volte si interviene. Una delle funzioni dello Stato è quella di intervenire sulle distorsioni, colleghi, del mercato. Sibilia, per cui un intervento che favorisca gli investimenti pubblicitari sul settore della carta stampata lo riteniamo utile e lo riteniamo particolarmente utile, in questo così è scritto la norma, per quelle piccole realtà imprenditoriali, per le start-up, cioè per chi fa più fatica a vivere nel mercato, che può avere più beneficio dalla pubblicità, ma fa fatica anche a fare investimenti pubblicitari proprio perché i margini che ha sono stretti. È un intervento a cui noi crediamo, pensiamo che tante delle cose che abbiamo sentito negli ultimi 10 minuti, ma spesso succede, fa parte della polemica politica, non c'entrano niente con il provvedimento. Poi su questo ovviamente abbiamo opinioni diverse, ma è una norma su cui abbiamo ragionato molto. Grazie. Grazie a lei, onorevole Sorial, prego, a titolo personale. Grazie Presidente, ma l'onorevole che ha appena parlato prima di me, che auspica di fare relatore per un provvedimento del genere per la maggioranza, ma si ascolta minimamente quando parla? Se nel testo c'è scritto incentivazione fiscale, vuol dire che non solo c'è un ammanco dal punto di vista delle entrate dello Stato, ma in realtà è lo Stato che con dei soldi pubblici fa degli incentivi per permettere alle aziende di fare pubblicità sui giornali. Ma ne capisce qualcosa o parla a vanvera? Ma dove siamo finiti? È lo Stato che incentiva fiscalmente, quindi sono dei soldi pubblici, non è il privato. Sì, però onorevole Soria, non c'è bisogno che lei distrugga il microfono, abbia pazienza. Bene, non ho altri iscritti a parlare, parere contrario del relatore e del governo, 2.65 Brescia, la votazione aperta. 2.63 Brescia, chiedo scusa, 2.63 Brescia, la votazione aperta.